Allora abbiamo tre rice trasmittenti Puxing PX777 Plus. C'è una differenza con le 777 standard che è data dalle segnalazioni. Queste radio supportano tre tipi di segnalazione: l'FSK, il DTMF e il CCIR. Il CCIR è generalmente utilizzato a 5 toni e è un meccanismo di chiamata selettiva di gruppo. L'FSK permette solamente la segnalazione per l'apertura delle radio, per l'apertura di gruppo, ma non, è un pochettino complesso impostare la chiamata. Comunque, partiamo dalla normale funzionalità. Per esempio, abbiamo la radio che segnala PMR1 senza nessuna segnalazione. Prova, prova. Abbiamo la normale funzionalità. Fin qua. Però per esempio noi possiamo attivare la segnalazione FSK di base. Che è questa firma. Con una particolarità. Vediamo se riusciamo a vederlo. Quando arriva la segnalazione, sul display della radio compare l'ID della radio che ha comunicato, in questo caso 5029E, cioè la radio 50299. 9E si utilizza la cifra E come ripetizione dell'ultimo numero. Questa è la semplice firma FSK. Tale firma può essere appunto in FSK, ma può avvenire anche, per esempio, in DTMF. La radio, prova modulazione, conclude con la modulazione DTMF. Però rispetto all'FSK non abbiamo il riconoscimento dei toni. In più, come dicevo, la radio può temperare anche la segnalazione in CCIR. A 5 toni. Di nuovo, se io faccio la sola segnalazione di fine comunicazione, non c'è riconoscimento dei toni. Tuttavia, io ho una radio nella quale il riconoscimento dei toni della segnalazione a 5 toni cosa provoca? Ascoltiamo su questa radio e invece vediamo cosa succede su questa radio quando riceve la segnalazione a 5 toni. La radio suona e identifica la stazione chiamante 99 oppure Ventitré. Questa è l'identificazione della radio 23. Perché identifica l'invio della chiamata come chiamata selettiva. Infine, le radio possono andare in modalità di gruppo con il cosiddetto PTTD. Ora vediamo che cosa succede se io ascolto normalmente. No, 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 no. Un momento. Ecco qua, devo disattivarlo. Se io ascolto normalmente abbiamo l'invio di un tono a inizio trasmissione e l'invio di un tono a fine trasmissione. Tuttavia, portiamoli sul canale 1. L'inizio trasmissione non mi fornisce nessun segnale specifico. La fine trasmissione si limita a fornire la firma della radio. Tuttavia, sulle radio abilitate
Questo mi apre e mi chiude solo le radio che sono nel gruppo. Infatti c'è un ritardo e c'è una chiusura immediata subito dopo l'identificazione. E sempre c'è l'identificazione sulla radio che riceve il segnale. Questo però comporta un ritardo nell'apertura del segnale. Per farvelo sentire, invio un tono. No, non me lo consente. Non so come. Va bene, così. Ecco. C'è circa un secondo di ritardo nell'apertura della radio e c'è la chiusura immediata della radio subito dopo. Quando si utilizza questa modalità PTTD più ANID è possibile effettuare la cosiddetta chiamata di gruppo, cioè è possibile effettuare l'apertura delle radio solo che appartengono a un determinato gruppo.